23:32 i nostri aggiornamenti. Buonasera dal TG1. Dopo due settimane di incertezza, Ignazio Marino ha ritirato le dimissioni da sindaco di Roma. La notizia era nell'aria da giorni e non ha sorpreso il PD, che definisce conclusa l'esperienza di Marino in Campidoglio e annuncia l'addio in blocco di tutti i suoi consiglieri comunali, ai quali si aggiungerebbero altri per arrivare a quota 25 e determinare così il commissariamento del comune. Dimissioni a catena intanto tra gli assessori, mentre in serata la giunta approva la pedonalizzazione totale dei fori per un anno nei festivi e nei weekend. Incidente sul lavoro ad Aversa, nel Casertano, un operaio di 41 anni muore travolto dal crollo di un solaio durante la ristrutturazione della sede della Scuola di Ingegneria della Seconda Università di Napoli. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sotto le macerie. A Palermo arrestati il presidente di Rete Ferroviaria Italiano Dario Lobosco e due funzionari della Forestale. Lobosco è accusato di concussione per aver intascato una tangente da 58.000 euro in cambio di un appalto. I nomi dei tre arrestati erano in quello che gli investigatori hanno chiamato il libro mastro delle tangenti. Svolta epocale in Cina, Pechino archivia la politica del figlio unico in vigore dal 1979 e raddoppia. D'ora in poi le coppie potranno avere due figli. Lo sport, il calcio, la Sampdoria ha pareggiato con l'Empoli 1-1. I gol di Eder Pucciarelli nel posticipo della decima giornata del campionato di Serie A. È tutto, vi lascio a Porta, noi ci vediamo più tardi con il TG1 della notte. Buon proseguimento di serata.